Professore, le faccio vedere la mappa d'Italia perché in questo momento siamo tutti gialli gialli più o meno, no? Questa è la mappa dell'Italia. È un bene o un male che l'Italia ha quel colore lì in questo momento? C'è il rischio che passi un po' il messaggio del liberi tutti? Guardi, io non mi piacciono questi colori. Io penso che le epidemie bisogna anticiparle e non seguirle. In Italia noi le abbiamo inseguite, quindi quando abbiamo 4.000-5.000 casi, secondo me bisogna pensare a essere tutti rossi e non gialli, verdi o arancioni. Quindi bisogna anticipare le cose. Insisto a dire, questa salire gradualmente, scendere gradualmente è qualche cosa che ai fini dell'epidemia è quasi il peggio che si possa Cioè, dà fare. un Questa è... grande vantaggio al virus, lei dice? Assolutamente sì, perché quando il virus noi vogliamo fermarlo, una volta che è partito, pagheremo in vite umane, pagheremo in qualche cosa che ci impegnerà per settimane. Se noi fermiamo prima il virus, invece con questo possiamo meglio ragionare su quello che dobbiamo fare. E allora sono certa che...